tra poco più di 20 anni ci sarà un aumento del 40% delle persone con diabete nel nostro paese, quindi c'è veramente da preoccuparsi. Per parlare appunto di diabete, salutiamo e diamo il benvenuto al professor Antonio Ceriello, presidente dell'associazione Medici Diabetologi. Professor Ceriello, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora professore, avete terminato da poco, c'è stato questo incontro a Milano per presentare un vostro progetto che parla proprio dell'appropriatezza nelle cure, giusto? Esatto, perché è evidente che l'unico modo per sconfiggere questa malattia non solo è di trattarla al più presto, ma soprattutto di trattarla in modo appropriato. Ecco, perché sembra quasi scontato, ma perché è in continuo aumento questo tipo di patologia? Purtroppo è il prezzo che si paga al cambiamento del nostro stile di vita, soprattutto ai cambiamenti dietetici. Ecco, diciamo che il diabete non va in crisi, con la crisi economica si dovrebbe mangiare meno, invece a quanto pare il diabete è in continuo aumento. Non solo non va in crisi, ma la prospettiva mondiale è che nel 2035 avremo quasi 500 milioni di diabetici nel mondo. Ma veramente, quindi, veramente preoccupante, anche se vogliamo pensare alla spesa appunto sanitaria che ne corre, oltre alla salute, quindi dei singoli individui. E poi la cosa più preoccupante è che sappiamo che ci sono anche tanti bambini in sovrappeso, anche questa categoria di persone è in continuo aumento. Ecco, quindi assolutamente sì, in realtà il progetto che abbiamo presentato stamane ha una valenza anche per quanto riguarda la sostenibilità della spesa, partendo dal concetto che se le cure sono appropriate, inevitabilmente questo significa anche una significativa riduzione della spesa e quindi poter far sì che il sistema possa sostenere la cura di questa malattia, perché altrimenti non ce la faremo. Certo, beh, se ci sarà questo aumento così come previsto. Allora, per quando si tratta di prescrizione corretta, innanzitutto diciamo qual è la terapia che si consiglia ad un paziente diabetico? Allora, mi permetta un minuto solo di digressione sull'argomento, sì. Perché uno dei punti toccati in questo mio convegno è che una prescrizione appropriata non necessariamente è una cura appropriata. Le faccio giusto un esempio semplice. Per esempio, possiamo dal punto di vista medico prescrivere a un paziente con diabete la necessità di avere 4 iniezioni di insulina al giorno. Questa sarebbe la migliore terapia per quel paziente. Sì. Ma il paziente è anziano e vive da solo, non potrà mai applicare questo tipo di prescrizione e quindi ha bisogno di una cura diversa, diciamo alternativa. Chiaro. Alternativa, attenzione, alternativa oggi. No, allora diciamo appropriata per il singolo paziente, esatto, quindi personalizzata, ecco, diciamo così. Esatto, e questa è la grande sfida, perché ovviamente per personalizzare e essere appropriati c'è bisogno di essere altamente specialisti, cioè certo, veramente esperti. Ecco, in questo caso lei ha fatto questo esempio, ma ad esempio quale potrebbe essere la cura personalizzata per un soggetto con questo tipo di problematica, tipo il paziente anziano che vive da solo? Noi abbiamo dei dati, il paziente anziano potrebbe ovviamente essere trattato con i nuovi farmaci orali, che sono farmaci tranquilli, quelli che con molta difficoltà purtroppo sono disponibili, saprà le polemiche recenti sulla difficoltà di avere accesso alle nuove terapie, e quindi la cosa è molto complessa ovviamente, certo, perché questo è uno degli aspetti della sostenibilità del sistema. Certo. Nuovi farmaci danno importanti garanzie e costano. È chiaro, come tutto del resto, però sarebbe molto importante spendere questi soldi, ma sulla prevenzione, che poi a lungo andare poi ci fanno risparmiare. Questa sarebbe la cosa migliore da fare. Ecco, parlando un po' di presupposti sull'appropriamento delle cure, sulla personalizzazione delle cure, quindi il vostro progetto si basa su questo, ma come pensate di allargare un po' questo nuovo modo di...
Certo, allora abbiamo ben 16 gruppi che lavorano su argomenti molto specifici, che ovviamente in 30 secondi sarebbe, per esempio, essere appropriati per le complicanze cardiovascolari, essere appropriati nell'uso dell'automonitoraggio, eccetera, eccetera. Uh-huh. Come tutto questo può essere traslato in concreto, ma soprattutto il principio del progetto è: interroghiamoci, diamoci degli obiettivi come specialisti, mm-hmm. in modo da essere non più spettatori ma attori del cambiamento. Certo. L'idea è sedersi al tavolo dei decisori politici e con i nostri dati, con il nostro valore di specialisti, per discutere l'approccio migliore al management del paziente con diabete. Chiaramente quello che voi sostenete, dice, un intervento che anticipi di almeno 5 anni, no? Per assolutamente, assolutamente sì, perché è ormai chiaro che quando si interviene precocemente, precocemente si ottengono brillantissimi risultati, certo, per prevenire complicanze. Più tardi si interviene, meno possibilità ci sono. Chiaramente quando parliamo di quale tipo di diabete, perché sappiamo che ne esistono di due tipi. Sì, vabbè, ovviamente il discorso fatto vale per entrambi, cioè uh-huh. l'affettatezza non è prerogativa di uno solo dei tipi di diabete. È chiaro che quando parliamo di quello dei giovani, gli insulino dipendenti, quasi che quello è più meno difficile da trattare, perché la motivazione del paziente è molto alta. Uh-huh. Il vero problema è il trattamento delle persone un po' più anziane, in cui devi sradicare delle abitudini di vita, certo, devi cambiare lo stile di vita, devi prescrivere pillole, molte pillole al giorno. Sì, diventa complicato, è chiaro, una gestione del tutto nuova, infatti andare a scardinare proprio delle abitudini. Esatto. Questo sì, è assolutamente è complicato. E quindi la previsione non ci fa stare tranquilli. Lei pensa che questo progetto sarà di facile applicazione? Di facile applicazione? No, ma ecco. che possa essere un successo, quello senz'altro, essere non arrogante ma pieno di, diciamo, di buone speranze. Io credo che potremo sicuramente dare un importante contributo sia alle persone con diabete, perché questo progetto tende a migliorare ovviamente la loro qualità di vita, ma anche dare un importante contributo per far meglio comprendere a decisori politici quali possono essere le migliori strategie nell'allocazione delle risorse. Certo, e questo mi sembra l'atteggiamento giusto per cercare di ottenere qualcosa. Io so che voi avete creato anche una sorta di collaborazione, giusto? Beh, una collaborazione, il progetto non è solo della nostra società scientifica, coinvolge praticamente tutti gli attori in questo settore, cominciando dai pazienti, l'associazione dei pazienti, degli infermieri, con la medicina generale abbiamo collaborazioni estremamente attive, e anche con i direttori sanitari, perché alla fine ci si interfaccia con loro sugli, certo, sugli aspetti di gestione ed economici. E poi anche quello con la Fondazione Mario Negri. Questa è una collaborazione storica, perché uh-huh. con Mario Negri come società scientifica raccogliamo da più di 10 anni i dati che ci danno una fotografia reale su come viene curato il diabete in Italia. Certo, lei ha portato giustamente sempre l'esempio delle persone anziane, anche perché in caso di crisi ipoglicemiche da lì possono nascere un altro tipo di problematiche, patologie da trauma ad esempio, giusto? Sì, no, non solo, l'ipoglicemia è emerso come uno dei problemi più importanti, che negli anni trascorsi era onestamente un po' sottovalutato, uh-huh. Perché la cosa più immediata è pensare che un'ipoglicemia possa dare una caduta o un trauma, ma qualcosa di acuto. Certo. In realtà è emerso che l'ipoglicemia è un importante fattore di rischio anche per le stesse complicanze. Questo vale all'iperglicemia, questi sono dati degli ultimi 3-4 anni. E tanto per parlare di fatti aspetti economici, sì, un'ipoglicemia costa tantissimo. Per esempio, un'ipoglicemia durante il ricovero in ospedale allunga il ricovero di 3 giorni. Però. Ecco, i costi, esatto. Quindi l'ipoglicemia è un problema molto importante. Ah. E per prevenirla bisogna ovviamente trattare il paziente in modo appropriato. Certo. Quindi qui il progetto. Certo, oltre questo, infatti, che lei ha detto, poi dicevamo tutta la parte dei traumi, perché poi sappiamo che la terza età ha anche un altro tipo di problema, che è quello legato soprattutto per noi donne all'osteoporosi, quindi rotture di femore, e che certo, insomma si diventa veramente... Solo,
L'ipoglicemia purtroppo condiziona anche la degenerazione cerebrale, quindi favorisce. Questo è ancora più grave. Esatto, sicuramente è una cosa da evitare, per evitare la quale, ripeto, fino ad essere noioso, bisogna trattare in modo appropriato. Molto molto bene, professor Ceriello, quindi io le faccio i complimenti per questo progetto e speriamo, insomma, che vada in porto, quindi ci risentiremo in futuro per vedere gli sviluppi. Certo, e speriamo di trovare dati alla mano e speriamo di trovare dei dati un po' più che ci rassicurino maggiormente. Grazie. A lei, buona giornata. Grazie. Ringraziamo il professor Antonio Ceriello, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi.